Un caro saluto a tutti, a tutta la comunità diocesana. E 3 anni fa come oggi in questa piazza eravamo tantissimi, più o meno a quest'ora stavamo per concludere la celebrazione della prima messa che celebravo qui nella cattedrale di Siena, la nostra cattedrale, come nuovo arcivescovo di questa diocesi. Tante cose sono accadute, 3 anni molto intensi e 2 anni che ci hanno visto costretti, come tutti, come tutto il mondo, a rinunciare a tante cose, alle tradizioni più care, all'idea di doversi proprio fermare, quasi spegnere, potremmo dire, che abbiamo 2 anni in cui abbiamo dovuto spegnere le luci, nascondere le nostre bellezze più grandi, chiudere i luoghi più belli. Però siamo pronti a ripartire, anzi lo stiamo già facendo, rimetterci proprio in moto perché nulla si può fermare, perché la vita deve continuare e soprattutto la vita di una Chiesa deve continuare ad andare avanti e ad accogliere, a integrare, a coinvolgere, a promuovere, ad animare e soprattutto ad annunciare il Vangelo, questa parola di salvezza che ci è data perché arrivi veramente a tutti gli uomini, a tutti gli esseri umani, a tutte le persone, in particolare a quelli che stanno più in difficoltà, a tutti i livelli, vicini e lontani. Il giorno 3 anni fa, quando sono arrivato, durante la messa citavo, no? Rileggevo questa iscrizione che c'è su una delle porte di Siena: Cor magis tibi Siena pandit, Siena ti apre un cuore più grande, sì, più grande di questa porta. E il senso dell'accoglienza è caratterizzante proprio questa città, non solo perché dà spazio e fa godere tantissimi migliaia, anzi milioni di pellegrini, di turisti, di persone che vengono e che arrivano, ma perché deve continuare a farlo, sia con le persone che ci vivono in questa città e nell'intera diocesi, e anche tutte le persone che si avvicineranno perché possano veramente ricevere una parola di speranza e di salvezza. Quindi grazie a tutti, auguri, e continuiamo veramente nel nome del Signore, sempre più convinti e sempre più uniti in questo cammino sinodale che la Chiesa ci sta facendo vivere e che certamente porterà grandi frutti.